Radio Radicale, siamo con Giuseppe Bafini il mattino dell'inizio della discussione generale sulla situazione politica, dove Conte si gioca, diciamo, la sua permanenza a Palazzo Chigi. Allora, Italia Viva ha fatto sapere che, insomma, la sua posizione è quella di astensione, però forse in uno dei due rami del Parlamento non ci sarà la maggioranza assoluta o ben delineata, come chiedeva il Presidente della Repubblica. Allora, a che cosa stiamo arrivando? A un governo di semi-minoranza? Beh, prima di parlare dei numeri, che sono ovviamente importanti oggi e domani, bisogna anche dire che il problema politico in ogni caso c'è, perché essendo l'Italia ai primi posti purtroppo del mondo per numero di morti, per calo del PIL, per mancata presenza nelle scuole, per crisi di fiducia generalizzata e per un debito pubblico mostruoso che si è mostruosamente aumentato in quest'anno, è chiaro che noi siamo di fronte al peggior governo dell'intera storia repubblicana. Non è una cosa che si possa saltare, poi la votazione andrà come andrà, ma il fatto che noi ci sia in presenza di un governo inetto e inefficiente e che la maggiore responsabilità sia proprio personale di Conte è un fatto. Non è solo la questione della formula politica, è proprio l'incapacità di un primo ministro che, non avendo mai praticato la politica, perché non è né eletto né è membro di un partito, non sa governare. E questo è un problema grosso. Se mi permette, mi viene in mente il 1917, dopo Caporetto. Si pose il problema allora se sostituire o no Cadorna. E molti dicevano: no, non si può sostituire Cadorna nel mezzo di una rotta. In realtà ebbero ragione coloro che lo cambiarono, perché il primo artefice del disastro di Caporetto fu Cadorna stesso, che dissanguò l'esercito nelle inutili spallate contro alture presidiate dagli austriaci con nidi di mitragliatrici, che lasciò l'esercito molto spossato. Quindi Poi c'è da dire che durante la guerra ci fu un cambio di governo, diciamo, Salandra fu sostituito da Boselli. vero, ma la cosa più importante non fu il cambio di governo, perché in quel momento, e quello che contava era il teatro operativo, quindi fu il cambio di Cadorna. Cambio di Cadorna che fu giusto e opportuno, perché con Cadorna forse non saremmo riusciti a fermare sul piano, perché non era strategicamente e neanche tatticamente un buon generale. Abbiamo un problema del genere, meno drammatico per molti aspetti, ma più drammatico per altri, con questo governo. Conte va cambiato. Io mi auguro che il centro-sinistra, se riuscirà a continuare a governare, meglio per loro, peggio per noi, ma che almeno cambino il primo ministro, perché è un incapace. Detto questo, bah, come andrà oggi e domani? È difficile dirlo. È difficile dirlo anzitutto perché è una votazione molto psicologica, direi quasi umorale. È chiaro che c'è stato un forte condizionamento personalistico da una parte e dall'altra. Tuttavia, i movimenti di pochi ma significativi singoli parlamentari può determinare l'esito, che non è da un lato uno spettacolo particolarmente edificante, dall'altro largamente imprevedibile. Ma resta il fatto che sia che il governo vada sotto, sia che il governo riesca ad avere una maggioranza, magari non assoluta ma relativa, resta il fatto che sarebbe anche in questo caso una vittoria di Pirro. Perché governare il paese con una maggioranza risicata e un governo che certo non ha brillato per capacità, se siamo stati il peggio di tutto l'Occidente. E beh, in ogni caso sarebbe una cosa triste per il Parlamento e per il Paese. Senta, vuole dire qualcosa sui responsabili e anche sul Presidente della Repubblica? Allora, rispetto a quello che abbiamo sentito dire dal Presidente della Repubblica, come reagirà a questo voto? E poi i responsabili di cui si parla soltanto per il voto, ma non per le condizioni politiche che pongono per dare questo voto, perché di solito un tempo chi voleva dare un voto o comunque dava un determinato sostegno, in cambio di questo sostegno presentava anche delle proposte. Ma sui responsabili diciamo che
non ho proprio la sensazione che si sia in presenza di conversioni politiche reali, che si sia in presenza di qualche cosa che abbia a che fare con gli ideali, con i ragionamenti, con le opportunità. Mi sembra piuttosto che abbia a che fare con l'opportunismo. Quindi non credo, non mi sembra uno spettacolo particolarmente. Non vedo crisi politiche, crisi morali o crisi esistenziali nei movimenti. Vedo la voglia di barcamenarsi, di sopravvivere in ogni caso, costi quello che costi. Non è un bello spettacolo. Sul Presidente della Repubblica. Ma noi abbiamo visto due tipi di Presidenti della Repubblica nella storia repubblicana. Abbiamo avuto presidenti notarili che si sono limitati a registrare quella che è la volontà del Parlamento, delle forze politiche, e abbiamo visto invece presidenti che hanno dato, hanno praticato un certo interventismo. Il primo in questo senso fu Gronchi, ma ne abbiamo visti altri. Ora, questo presidente può essere un presidente di tipo notarile o un presidente di tipo interventista. Sarà lui a decidere quale sarà la sua linea di condotta. Quello che è importante però è che adoperi sempre lo stesso timbro, sempre lo stesso modo di procedere, perché non dobbiamo ricordarci che quando il centrodestra, con la maggioranza relativa del Parlamento, propose al Presidente della Repubblica di fare un governo di minoranza cercando poi una maggioranza in Parlamento, il Presidente della Repubblica rispose no. Dovete avere una maggioranza politica predefinita, stabile e presentabile. Mi auguro che adoperi lo stesso metro e lo stesso metodo anche adesso, perché siamo di fronte a una situazione speculare, ma uguale. Bene, la ringrazio e vedremo come, come andrà. E intanto grazie a Giuseppe Basini della Lega.